Buon pomeriggio a tutti, io mi devo scusare innanzitutto per la voce che come sentite è praticamente andata e vi racconterò tra poco perché, ma innanzitutto benvenuti alla mia diretta, sono le 14 in punto del 29 dicembre di sabato, in diretta da Roma per motivi che saranno sempre oggetto di questo nostro incontro di oggi, ma prima di entrare nel vivo... Come al solito voglio chiedervi di pigiare la freccetta qui dove c'è scritto condividi in modo tale da poter, se lo fate adesso, da poter invitare quanto più gente possibile a questo nostro incontro, ma potete poi condividere sempre, anche più tardi, perché come sapete, innanzitutto saluto Lucia Bindocci, ciao Lucia, sapete che di questa diretta resterà un video che lascio poi su questa pagina Facebook, ma anche sul mio sito ivanscalfarotto.it. E naturalmente sul canale YouTube per coloro che non avessero Facebook. 29 dicembre, sabato, è un periodo in cui tradizionalmente si sta in famiglia, si sta vicini ai propri cari, siamo agli sgoccioli, diciamo, di questo nostro 2018 e invece io sono qui a Roma perché, come sapete, la legge di bilancio non è ancora stata approvata. Sono in questo momento a casa perché andremo questo pomeriggio in aula a votare il voto di fiducia. Vi ricordate, ho già raccontato in più precedenti dirette che esiste questa antica regola per la quale una volta che il governo chiede la fiducia devono trascorrere 24 ore perché si possa avere la chiama e quindi proprio il voto di fiducia vero e proprio con i deputati che passano davanti alla presidenza che dicono sì o no a seconda del caso. E quindi la fiducia è stata posta ieri alla Camera dal ministro Fraccaro intorno alle 18, credo, 18, 18 e 15. Per questo oggi nel pomeriggio cominceranno le dichiarazioni di voto e poi ci sarà la chiama. Dopo la chiama comincerà la votazione, la discussione degli ordini del giorno, poi ci sarà ancora il voto finale sul provvedimento, quindi sulla legge di bilancio. E quindi la dichiarazione di voto finale è il voto finale. Le previsioni sono che il voto finale dovrebbe tenersi domani in giornata 30 dicembre. Anche questa è una cosa senza precedenti. Tenete conto che la legge di bilancio, dopodiché, deve andare al Quirinale per la firma del Presidente della Repubblica e poi deve essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Quindi si stanno facendo le cose veramente di corsa. E questo fare le cose di corsa, come sapete, è la ragione per la quale si sta facendo stracci delle norme costituzionali, dei regolamenti parlamentari. Siamo di fronte a una procedura di approvazione della legge di bilancio che davvero non ha precedenti. Cerco anche di spiegare qual è il problema, perché mi è sembrato che in questi giorni i giornali abbiano detto sì, ma insomma la fiducia è stata messa anche da altri. Roberto Speranza è stato autore di un tweet orribile nel quale ha detto, ah, c'è stata gente, riferendosi al PD, che ha messo la fiducia sulla legge elettorale. Insomma, si sono mescolate pere e mele, facendo una grande confusione e secondo me Speranza non ha neanche reso questo grande servizio, diciamo così, all'opposizione a questo governo, ma insomma i nostri amici di MDP li conosciamo, insomma sono fatti un po' così. Vabbè, comunque torniamo a noi. Perché qual è la novità? Qual è la ragione per la quale questa legge di bilancio è veramente incredibile dal punto di vista procedurale? E il problema qual è? Il problema evidentemente è che in questo caso la legge che sarà approvata poi alla fine, domani credo, dalla Camera dei Deputati è una legge che il Parlamento non ha mai esaminato. Che cosa è successo? La legge è stata votata in prima lettura dalla Camera all'inizio di dicembre, ma era una legge di bilancio che si sapeva benissimo essere una vera e propria finzione, perché c'erano ancora aperte le trattative con l'Europa, la minaccia di una procedura di infrazione molto pesante, molto grave, e quindi ci hanno tenuti occupati con la legge di bilancio che avevano scritto in precedenza, che tutti sapevano già che non sarebbe stata quella finale. Quindi la prima lettura è stata una prima lettura, per così dire, fatta un po' per gioco, diciamo così. La seconda lettura, invece, quella fatta in Senato, è stata quella determinante, perché lì la legge di bilancio vera è stata svelata. Ma è stata portata in Senato soltanto per pochissime ore, nel senso che non si è potuto né esaminare né votare alcun emendamento a questo disegno di legge. Quindi il Senato l'ha preso e l'ha votato com'era, senza discuterlo in commissione, senza discuterlo in aula, senza la possibilità di cambiarlo, di valutarlo, addirittura di leggerlo, perché
stato in Senato veramente poche ore. E poi è stato trasferito alla Camera, dove è successa esattamente la stessa cosa, perché in Commissione bilancio alla Camera non si è potuta fare nessuna discussione, nessun esame di alcun emendamento, e poi è arrivata in aula con la blindatura della fiducia. Quindi possiamo dire che in questo caso, e questo non era mai successo, questa legge di bilancio non è stata esaminata, corretta, modificata da nessuno dei due rami del Parlamento. Cioè è una legge che il governo ha scritto in un modo e che viene approvata tal quale, quindi senza che il Parlamento vi abbia messo la penna, come se il Parlamento non ci fosse. Cioè, quello che è uscito dal Consiglio dei Ministri, quello è la legge. Quindi è come se il Consiglio dei Ministri di fatto abbia scritto direttamente la legge, quindi è come se il Parlamento non servisse a nulla. È come se si fosse trasferito il potere legislativo in capo al governo. Questo è il punto, questa è semplicemente la questione. Cioè, si è stabilito che le opposizioni, la forma di controllo, vi faccio un esempio per chiarire. Voi sapete che uno dei punti più controversi di questa manovra è stato il raddoppio dell'IRES per appunto le attività non commerciali e quindi per tutto il mondo del no profit. Ora, questa è stata una schifezza di dimensioni colossali. Tutto il mondo del no profit si è ribellato, tutto il mondo del volontariato, tutti quelli che fanno che lottano contro la povertà, che davvero hanno un ruolo fondamentale nella nostra società, ovviamente si sono ribellati al punto che il governo ha dovuto riconoscere che quella norma è sbagliata e Di Maio ha detto: "Ah, la cambieremo". Ora, il Parlamento serve assolutamente a questo, serve a esaminare il disegno di legge che arriva dal governo e modificarlo se ci sono degli errori. Eppure questa volta non si è potuto fare perché il Parlamento non ha potuto mettere bocca dentro questa legge. Il Parlamento è fatto di maggioranza, di opposizione, di rappresentanti di tutto il popolo. Il governo non è direttamente rappresentante del popolo, rappresenta soltanto una parte, è fatto anche di membri non eletti, fa un altro mestiere, l'esecutivo. Quindi diciamo così, si è fatto proprio un attacco alla democrazia rappresentativa. E questa è la situazione ed è un precedente gravissimo. È un precedente che i presidenti delle due Camere hanno di fatto avallato, hanno quantomeno tollerato. Ieri il presidente Fico è stato davvero incredibile nella sua presidenza. Io voglio dirlo con chiarezza a tutti quelli che dicono che Roberto Fico è un uomo di sinistra, è la sponda che dobbiamo utilizzare come PD per fare un accordo con quella parte del Movimento 5 Stelle, tra virgolette, di sinistra. Allora, il Movimento 5 Stelle di sinistra non esiste. Il Movimento 5 Stelle è un partito estremamente compatto con una sola volontà stabilita a Milano dalla Casaleggio SRL che viene implementata quella volontà in modo militare. Poi hanno ovviamente dei volti che servono a pescare voti qui e lì, ma non c'è niente che scalfisca una unità di intenti che è blindata, che è inossidabile come l'acciaio. E Roberto Fico è stato il primo grillino. Io lo racconto spesso, ho visto per la prima volta Roberto Fico nel 2005, quando andare con Grillo era una cosa che non faceva nessuno e che era sconveniente, era una specie di follia andare con un comico. E Fico c'era già. Fico è stato il primo ad andare con Roberto, Fico è stato il primo ad andare con Beppe Grillo e io posso mettervi per iscritto che sarà l'ultimo a lasciarlo. E Fico è uomo di 5 Stelle tutto d'un pezzo, ripeto, si è unito a 5 Stelle quando era ancora poco di moda e lo ha fatto perché ci ha creduto. Io da questo punto di vista ho anche una certa stima per lui perché, come dire, stimo la sua coerenza, anche se ovviamente le cose che pensa mi fanno orrore, però devo riconoscergli la buona fede. Non è stato come quelli che sono andati con Grillo per avere un posto da parlamentare, diciamo, per andare da casa di mamma al Parlamento e al governo, come ha fatto Di Maio. Quindi non c'era niente da guadagnare quando Fico è andato con Grillo. Per cui questo bisogna riconoscerglielo. Però non bisogna pensare che Fico tradirà Grillo, non lo farà mai. E ieri Fico è stato imbarazzante per quanto è stato partigiano nella sua presidenza. Vi faccio qualche esempio. A un certo punto era chiaro che il Movimento 5 Stelle non era in aula, non c'erano, erano a casa, chissà dove erano, in vacanza a mangiare il panettone perché c'era la discussione generale e non erano previsti i voti. A un certo punto le opposizioni chiedono un voto per la sospensione dell'aula, si chiede di votare la sospensione dei lavori, una sospensione indefinita, quindi poteva essere mezz'ora, 3 ore, non si diceva quanto. Fico si accorge che in aula non ci sono i suoi compagni di partito, che il governo andrebbe sotto.
e ci ha di fatto impedito di votare, cioè ha allungato il brodo. Naturalmente noi ci siamo resi conto che lui ci voleva impedire di votare. Sono cominciati degli schiamazzi, diciamo, delle turbolenze in aula, perché questo presidente non si decideva ad aprire una votazione che era dovuta. E lui ha detto: ah, se fate così sospendo l'aula, e ha sospeso l'aula. La mia voce che sentite oggi deriva proprio dalle urla che anche io ho fatto, perché la situazione era veramente incredibile, che il presidente dell'aula impedisse una votazione che era rigorosamente dovuta e lo facesse soltanto per coprire le spalle al suo partito. Vuol dire avere un presidente che fa il capogruppo del Movimento 5 Stelle. Addirittura ha minacciato Enrico Borghi, nostro segretario di aula, dicendogli: la richiamo ufficialmente, guardi che lei oggi non conclude l'aula. Come a dirgli: guarda che ti minaccio di espulsione, una cosa che nessun presidente farebbe mai e poi mai. Ha letto dei precedenti in aula, dicendo appunto: ci sono già dei precedenti rispetto a questa situazione, quando la situazione, come vi ho spiegato prima, non ha precedenti. È stata una presidenza imbarazzante, io non so come definirla altrimenti, partigiana come non mai. Guardate, vi dico cosa avrei fatto io al suo posto: probabilmente sarei andato sotto e alla fine era una votazione non drammatica, perché si sarebbe interrotta l'aula, poi sarebbe ripresa, niente di grave. Però avrei, come dire, mantenuto un'apparenza di terzietà che invece Fico proprio non ha veramente tenuto. Da lì le fotografie che avete visto del mio amico Lele Fiano, che ovviamente era molto agitato, ma la situazione era talmente ingiusta, e vedere che già il Parlamento viene umiliato in questo modo perché gli viene impedito di esaminare la legge più importante della vita della Repubblica, e il presidente del Parlamento, il presidente della Camera, che dovrebbe tutelare il Parlamento, non lo fa, ma anzi prende addirittura la parola per dire che lui riconosce che questa procedura è una procedura non corretta, diciamo non auspicabile, diceva: d'altro canto io cosa posso fare? Mica posso mettermi a discutere del governo. E invece, se tu pensi che la procedura non sia accettabile, proprio perché sei il presidente della Camera, tu devi parlare col governo e rappresentare il fatto che questa cosa non la puoi fare. E poi ha detto sempre Fico, diceva: perché vedete, non possiamo andare in esercizio provvisorio, la legge deve essere approvata entro il 31. E a quel punto io dai banchi gli ho gridato, a microfono spento, ma poi risulterà nel verbale della Camera che vedremo oggi. Io gli ho gridato: guarda, se siamo così in ritardo e la legge viene approvata il 30 di dicembre, non è mica colpa del Parlamento, è colpa del governo che ha cominciato a lavorare sulla legge di bilancio troppo tardi, perché per mesi loro hanno fatto le loro smargiassate, sfidando l'Europa, dicendo che non avrebbero toccato i conti di una virgola, che vi ricordate, Salvini diceva che aspettava la letterina di Babbo Natale e così via. E quindi si sono messi a lavorare sulla legge di bilancio praticamente il 15-18 di dicembre. Ora, di questo non si può fare colpa al Parlamento. Se siamo in ritardo non è perché il Parlamento è stato pigro o non ha fatto quello che doveva. Il Parlamento è arrivato al buongiorno del 30 dicembre perché la legge è stata mandata nella sua vera forma al Senato neanche 10 giorni fa. Questo è il punto. Che abbiamo approvato una legge di bilancio predisposta in 448 perché questi quattro disgraziati irresponsabili, invece di cercare di pensare al bene del paese, hanno fatto la loro campagna elettorale permanente. Ora, caro presidente Fico, non ne puoi fare una responsabilità all'opposizione, al Parlamento. Il Parlamento ha bisogno del suo tempo. Se il governo arriva tardi perché sono degli irresponsabili, io non so come definirli, degli ubriachi, perché questo sembrano degli ubriachi al volante, allora non è che dobbiamo comprimere i tempi parlamentari. Affar vostro, cavoli vostri, viene da dire. Questo è il punto. Per non parlare poi delle cose che ci hanno messo dentro a questa benedetta legge di bilancio, perché questo va anche detto. Noi abbiamo una legge di bilancio che stabilisce che le clausole di salvaguardia per il 2019 saranno 23 miliardi e quasi 29 miliardi per il 2020. Vuol dire che chi farà la legge di bilancio l'anno prossimo, solo per cominciare, per evitare che l'IVA arrivi a più del 25%, il 25,5%, dovranno trovare 23 miliardi. E nel 2020 altri 29, significa impedire di fatto di poter fare la legge di bilancio a chi verrà dopo di loro o a loro stessi l'anno prossimo. Tenete conto
appena di arrivare poi al 26,5% di IVA nel 2020, cose da pazzi, e si lamentano delle clausole di salvaguardia che hanno ricevuto da noi. Ci sono 2 miliardi che sono stati congelati perché l'Europa non crede a questi conti, non crede al fatto che il paese crescerà dell'1%, quindi gli ha detto: guardate, comunque 2 miliardi li dovete congelare perché se le cose vanno storte e continueranno a controllarci praticamente con cadenza quasi mensile, questi 2 miliardi dovranno essere tirati fuori già in sede di legge di stabilità, di legge di bilancio, dai fondi della legge di bilancio sono stati congelati. Non vogliamo parlare del blocco delle assunzioni fino al 15 di novembre dei vincitori di concorso. Vogliamo parlare del fatto che per tagliare le pensioni, tra virgolette, d'oro, in realtà hanno tagliato le rivalutazioni ai pensionati che prendono 1.500 euro di pensione al mese. E poi il Presidente del Consiglio si permette di dire che sono quattro soldi e che non se ne accorgerebbe neanche l'avaro di Molière. Io ieri gli ho scritto: guardi, Presidente, lei di Molière sì, deve essere sicuramente occupato, deve essere un esperto, perché dato che lei è il protagonista di una commedia di Goldoni, il servitore di due padroni, ovviamente conoscendo Goldoni conoscerà anche Molière. L'ho messo a ridere, ma la verità è che questo uomo che sprezzante si è rivolto nei confronti della gente che vive di 1.500 euro al mese di pensione, questa è la verità. Allora, vogliamo parlare del taglio degli investimenti? Ci sono delle cose veramente incredibili, che porteranno questo paese a una situazione di mancata crescita, di non produzione di posti di lavoro. È una legge di bilancio che dà un taglio del tutto assistenzialista alla nostra economia e quindi non la fa ripartire, appunto che taglia gli investimenti, che colpisce il sud, perché se andate a guardare tra taglio dei fondi comunitari, quindi dei progetti finanziati da fondi strutturali europei, taglio dei cofinanziamenti per i fondi strutturali europei, tagli alle infrastrutture ferroviarie, gli investimenti ferroviari, sono tutte voci che colpiscono in particolare il sud, il credito d'imposta, sono tutte voci che colpiscono in particolare il sud, e devo dire che il primo ministro, il presidente del Consiglio Conte è andato un paio di giorni fa a Foggia a promettere mari e monti, ma io lo chiedo da persona che Foggia conosce bene, che ha vissuto lì tanti anni, che è cresciuta lì, con quali soldi si faranno questi investimenti a Foggia se in legge di bilancio soldi per il sud non ce n'è? Questo è veramente un mistero doloroso. Ma ci sono tagli alla scuola, alla formazione, il piano Industria 4.0, appunto, che era stato un asse portante delle nostre politiche, sostanzialmente non si vede più. Allora, questa è una legge di bilancio molto molto grave che viene peraltro approvata in un modo appunto scorretto, come abbiamo detto. Molti mi chiedono: ma il consenso a questo governo non scende? Io lo osservo, almeno leggo giornali come voi e quindi leggo come voi i sondaggi, però penso anche che gli effetti di queste decisioni, di queste manovre, di queste leggi che hanno fatto anche negli ultimi tempi, appunto da quando sono al governo, penso al decreto dignità e alle decine di migliaia di persone che non si stanno vedendo confermare i propri contratti di lavoro, penso appunto ai pensionati che adesso non vedranno più rivalutare le loro pensioni, penso che alla fine ci si accorgerà di quello che sta succedendo, la protesta dei noleggio con conducente, i famosi NCC. Parlavo con uno di loro qualche giorno fa e mi spiegava che a Roma ci sono 7.500 taxi e poi c'erano 6.000 NCC. Di questi 6.000 NCC, 1.000 restano, diciamo così, in regola perché sono basati a Roma e provincia, gli altri 5.000 sono basati in altre province e dovranno sparire. Ora io mi chiedo, se a Roma, che quando arrivi alla stazione Termini un taxi molto facilmente non lo trovi, se togliamo 5.000 macchine dalle macchine che servono il servizio pubblico in una città nel quale il trasporto pubblico, diciamo urbano, gli autobus, le metropolitane sono assolutamente insufficienti, come faremo? Come si farà a Roma con 5.000 macchine in meno? Dio solo lo sa. Però, appunto, sono i grandi misteri che questa gente ci lascia. Comunque, il fatto è che noi stasera andremo in aula. Continueremo la nostra battaglia. Io continuo a scusarmi per la mia voce, ma insomma, come vi ho detto, sono, come dire, le medaglie al valore di chi sta in trincea, come è capitato in sorte a me in questo periodo. Ovviamente, sapete che stamattina abbiamo fatto un presidio davanti alla Camera dei Deputati e voglio ringraziare tutte le persone che sono venute, anche per la vicinanza, perché anche per noi è importante sentirvi vicini. Poi devo dire, i nostri elettori hanno sempre molto spirito critico, quindi hanno sempre qualche
consiglio da darci e spesso qualche rimprovero da farci, ma insomma ci prendiamo anche quelli. Però era importante sentire il vostro calore perché questo ci dà poi la possibilità, la carica per continuare a fare il lavoro che facciamo in Parlamento. Io so che poi i giornali ne parlano anche meno del necessario, si sa meno di quanto si dovrebbe di quello che facciamo, ma credetemi, il lavoro che i gruppi parlamentari fanno in aula è un lavoro ben fatto, compatto, è una bella squadra, l'avete visto, sì, c'è anche, come dire, un ingaggio quasi fisico nel lavoro di opposizione. Io mi fermo qui, domani spero di poter salutarvi perché appunto domani poi voteremo la legge e io spero poi di riuscire a fare anch'io qualche ora con la mia famiglia, come tutti voi, insomma, tornare a casa con i miei cari. Però cercherò di esserci sicuramente il 31. Ovviamente non voglio fare, come dire, concorrenza a messaggi di Capodanno molto più importanti e autorevoli del mio, ma dato che siamo noi pochini, cercherò in ogni caso di farvi i miei auguri di buon anno, perché poi alla fine va bene la politica, ma insomma non dimentichiamo la nostra umanità. E a questo proposito, concludo prima di tutto ricordandovi sempre di pigiare sulla freccetta condividi, però due ultimi pensieri, uno su Amos Oz, lo scrittore israeliano che è morto, mi è dispiaciuto tantissimo. Tra l'altro, lui ha scritto un bellissimo pamphlet che si chiama Contro il fanatismo, che io vi consiglio moltissimo, e dove ho letto una delle frasi più belle e più importanti per la mia vita anche di politico. Lui in un passo, Amos Oz, dice che il compromesso è vita, il compromesso è bene. È che il contrario del compromesso non è l'integrità, ma sostanzialmente il contrario del compromesso è l'integralismo, è il fondamentalismo. E quindi con le altre parti politiche bisogna anche saper parlare e quindi cercare un punto di caduta finché è possibile, però che bisogna cercare di farlo, e, che è uno sforzo pesante, soprattutto quando si è all'opposizione ancora di più. E poi la seconda cosa è che ho scoperto con grande felicità che la signora Rosaria, ve la ricordate, quella che in circumvesuviana difese quello straniero, quel cittadino extracomunitario dicendo io l'ho fatto perché non voglio vivere in un paese razzista, e coraggiosissima lo difese dall'aggressione di un energumeno, ebbene i giornali di ieri hanno riportato che il Presidente della Repubblica le darà una onorificenza, quindi la farà con tutta probabilità, credo, cavaliere o una cosa del genere, all'Ordine del Merito della Repubblica Italiana, e devo dire che sono contentissimo per la signora Rosaria. Gli italiani che mi piacciono sono quelli che resistono civilmente come ha fatto lei, ed è bello che il Presidente della Repubblica abbia deciso a una nostra concittadina che ha detto io non voglio vivere in un paese razzista di farla cavaliere della Repubblica. Mi sembra un'ottima, ottima decisione. Io mi fermo qui, vi auguro buon pomeriggio, mi predispongo a tornare alla Camera, alla pugna e alla lotta contro questa terribile legge di bilancio. Nel frattempo vi saluto e vi do appuntamento, se non a domani che sarà giornata di viaggi, a dopodomani per farci gli auguri di buon anno. Ciao a tutti e buona serata. Ciao.